Ciao a tutti, siamo di nuovo qui con un video dei prodotti finiti. Ho la mia solita sacchettata di cose, ho deciso di farvele vedere prima che la situazione degeneri completamente e qua ho gran parte dei prodotti. Ho finito Helping Hands, crema per le mani di Lush. Questo era stato un regalo del mio fidanzato. Era una crema alla mandorla, burro di cocco, camomilla. È una crema che è idratante, però vi dico la verità, non fa proprio tantissimo per me, nel senso che l'effetto non è male, ma non è paragonabile alle creme mani di L'Occitane, che sono le mie preferite, e questa secondo me è un gradino sotto come efficacia. In più, purtroppo a me non è piaciuto molto l'odore di questa crema, probabilmente aveva un odore troppo forte di camomilla che la rendeva un po', non lo so, ci ho messo tanto a finirla perché appunto non la trovavo particolarmente entusiasmante. Devo dire che con i prodotti che mi aveva regalato il mio fidanzato di Lush l'anno scorso sono rimasta un po' in dubbio di tutti, calcolando che sono prodotti anche a un prezzo molto alto. Io ero innamorata di Lush qualche anno fa, era tanto che non la provavo, ma questi prodotti, su 10 prodotti tipo 2 mi hanno convinto veramente al 100%, gli altri nì. Poi ecco, pescato un altro prodotto di Lush che si chiama Ross Argan, è un body conditioner, andava spalmato sul corpo mentre eravate in doccia, lasciato agire e poi risciacquato, e doveva servire a ammorbidire la pelle. Questo è a base di rosa, foglie di cipresso, vaniglia, insomma tutta una serie di prodotti, molto divertente da usare sotto la doccia. Però anche questo, non lo so, non mi ha convinto al 100%. Devo dire che messo e poi sciacquato, lì per lì faceva un bel effetto tonico sulla pelle e idratante. Però anche di questo in realtà il profumo non mi ha entusiasmato tantissimo e non lo so, non sono convinta al 100% di questo tipo di prodotti, vi dico la verità. Non li andrei a ricomprare, insomma. Qui ho una saponettina dell'Occitane, che è al burro di karité. Questa probabilmente l'avevo trovata in un calendario dell'avvento dell'anno scorso e era buona, ottimo odore, piccolo prodottino, però per quanto durato poco, molto gradevole. Questa la ricomprerei. Ho finalmente finito questo prodotto qua, che è una crema notte di idratante di Arcalia, quindi la marca dei Pampanorama. Vi ho fatto la recensione in un video passato che ritrovate sul canale di tutta la skincare routine di Arcalia. Non mi è dispiaciuta, l'unica cosa, non mi piaceva l'odore e quindi mi dispiace sempre un po' se non mi piace l'odore, perché una crema dovrebbe avere anche un effetto rilassante a livello, secondo me, di gradevolezza, di spalmarsi una cosa che ti piace. Insomma, questa, l'odore non mi piaceva, però l'effetto della crema ci stava, calcolando in questo caso che invece è un prodotto economico. Ho una body lotion piccola, ho deciso di far fuori tutte le mini size che ho in casa perché ne ho tante, le usavo solo per i viaggi, ma a parte che adesso non viaggiamo, ma poi non ha senso tenere lì litri di prodotti inutilizzati. Questa è una cremina, si chiama Rain Kissed Leaves, e in realtà ne ho usate 1000 di queste cremine, sono 30 ml e erano buone. Ho una serie appunto di campioncini tipo questi qua, questo era uno shampoo, appunto anche qui volevo finire tutti i campioncini di shampoo che ho lì in doccia, ma su questa non vi sto a fare una recensione perché sostanzialmente era una bustina presa in un bed and breakfast a Venezia l'ultima volta che siamo andati. Ho qui una mini size di shower gel di Atelier Cologne. Questa era la profumazione Orange Sanguine. Non si pronuncia sicuramente così perché ho fatto un misto, sicuramente un nome francese, vabbè, perdonatemi. Comunque era
all'arancia, molto buona. Sto usando il suo amichetto body lotion che però non è ancora finito. La profumazione è squisita. Sono sempre un po' in dubbio di pagare tanti soldi per dei prodotti shower gel che alla fine, per quanto buona la profumazione, non hanno una durata infinita, anche se per esempio adesso ho una fissa per quelli di Molton Brown che vorrei comprare, quindi non lo so, dico sì, ma probabilmente continuerò a comprarne di tanto in tanto. Questo l'avevo trovato in un calendario dell'avvento di Atelier Cologne. Comunque molto buona la profumazione. Qui ho da buttare un elasticino che era molto carino, però ormai tutto sfatto, che aveva un cuoricino e che credo mi avessero dato in omaggio in qualche ordine di cosmetici, ma non mi interessa. Ho un'altra bustina dello stesso shampoo preso nel Bed and Breakfast di Venezia. C'è il vlog di Venezia, se vedete quel Bed and Breakfast io non ve lo consiglio perché era un Bed and Breakfast un po' troppo arrangiato, troppe cose non funzionavano. Ho finito un campioncino di una crema idratante di La Roche-Posay, odore non entusiasmante, crema buonina. Altro campioncino dello stesso shampoo, altro campioncino della crema idratante, questo forse era per pelli ancora più sensibili della prima. Shampoo ai 5 oli essenziali di L'Occitane, mi piace. Era una bustina solo da 5 ml, però ha avuto un ottimo potere pulente sui miei capelli. Cosa apprezzatissima, mi piacciono molto i prodotti con pochi millilitri, riescono a fare quello che devono. Finito questo deodorante Dry Comfort di Nivea, non amo moltissimo, anche se ce l'ho un altro, quindi lo finirò anche l'altro, quelli a roll-on così, perché non lo so, non mi danno grandi soddisfazioni. I miei preferiti sono gli spray, però sicuramente un deodorante non troppo alto costo che fa quello che deve, cioè il suo effetto deodorante ce l'ha. Passiamo alle cose che ho qua. Finito questo di Nivea doccia crema creme soft. Questo è all'olio di mandorla, 250 ml. A me devo dire che anche se sono a basso costo, quindi non ho grandissime aspettative, non mi dispiacciono i prodotti bagno di Nivea perché trovo le profumazioni molto molto buone, di pulito, adatte per uomo o per donna. Non fa miracoli, però per il prezzo che ha, secondo me vale ogni tanto la pena di comprarlo. Poi, finito il millesimo colluttorio di Arcalia, questi sono quelli di fessa denti e gengive, con alcol, con agente antibatterico, rinfresca l'alito. Questi il mio fidanzato credo che di nascosto se li beva durante la notte perché li finisce alla velocità della luce. Io non sono una fan sfegatata dei colluttori, li uso solo magari la mattina o al bisogno, non li uso tantissimo. Poi ho finito finalmente, questa è stata veramente una sofferenza immensa, questo prodotto di Sunsilk by Chiara Nasti, scintille di luce effetto seta, un prodotto che doveva aiutare a rendere luminosi i capelli, mille funzioni. A me non è piaciuto per niente, ragazzi, questo prodotto perché non mi sembrava che facesse gli effetti che prometteva, in più tendeva a sporcare un pochino più velocemente i capelli. E non lo ricomprerei assolutamente, non lo consiglierei assolutamente. Poi ho finito Eufydra con Babbo Natale sopra, gel doccia, fiori di vaniglia, buone feste. Questo ce l'aveva regalato l'anno scorso la nonna del mio fidanzato, che credo gliel'avessero regalato in farmacia. Questo non mi ha entusiasmato, l'odore sa di poco, il prodotto non è eccezionale, non lo ricomprerei. Poi abbiamo utilizzato la saponetta di Aleppo, al sapone di Aleppo che mi aveva regalato il mio fidanzato per il compleanno. La saponetta non è male, è abbastanza emolliente, però ha una puzza di fieno pazzesca. A me la puzza di questo prodotto non è piaciuta affatto. Non lo ricomprerei, ma ho il sospetto che il mio fidanzato me l'abbia ricomprato per Natale perché mi ha detto che mi aveva regalato di nuovo una cosa che avevo già avuto identica
e che non mi era piaciuta, ma lui sì. Quindi credo che mi abbia ricomprato questo e credo che me l'abbia ricomprato perché piaceva a lui, ma vabbè, l'importante è che funzioni come effetto lavante. Poi stiamo utilizzando, ma è quasi finita, la saponetta, il tea tree. Saponetta vegetale un olio essenziale White Castle, credo che sia la marca, azione antibatterica naturale, una saponetta molto morbida, non ha l'odore di tea tree, quindi non ha quell'odore sgradevole. Non so se fa azione antibatterica, ma da questi tempi la usiamo per lavarci le mani, secondo me male non fa. E la saponetta è bella morbida, non secca le mani, a me è piaciuta. Abbiamo finito un dentifricio di Mentadent, abbastanza di quelli classici con microgranuli. A me quelli con i microgranuli piacciono perché mi aiutino un po' di più a pulire i denti con l'azione dei microgranuli. Questo è un prodotto che costa poco, senza infamia e senza lode. Abbiamo finito anche Colgate Smile for Good, che è il secondo che utilizziamo. L'avevamo presa da Lidl, questo non mi ha entusiasmato perché mi sembra che non faccia niente di eccezionale, non ha nemmeno un buonissimo sapore. A me piacciono quelli un po' più mentolati, freschi. E poi ho finito anche il detergente intimo di Arcalia, quello Intensa Dolcezza. Questi detergenti intimi, vi dirò, a me sono piaciuti, probabilmente ricomprerò uno di questi perché costano poco e non hanno niente da invidiare a altri dei marchi più famosi. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!